Napoli è la sua città metropolitana, Napoli com'era e Napoli come sarà. Illuminiamo i monumenti dentro e fuori, la rassegna culturale promossa dalla città metropolitana di Napoli entra nel vivo con l'apertura delle prime due mostre. Inaugurate questa mattina dal consigliere delegato al patrimonio Davide Libro nel chiostro di Santa Maria la Nova, le esposizioni si configurano come due momenti importanti di riflessione su ciò che Napoli è stata ed è, con le testimonianze fotografiche della prima e su ciò che Napoli sarà con le visioni utopiche proposte dalla seconda. Controluce 1991-2014, a cura di Maria Savarese, espone 60 fotografie e ne proietta altre 800 all'interno degli otto rosoni presenti nel porticato del chiostro, alcune delle quali mai viste prima. Gli scatti esposti ripercorrono la storia della città dal 91 ai giorni nostri, attraversando specifiche tematiche: politica, criminalità, cronaca nera, lavoro, sport, spettacolo, tradizioni popolari dalla stagione di Bassorino a quella dei Magistris, al baciamano di Gava, alla crisi dei rifiuti passando per il rogo di Città della Scienza, alla crisi industriale, per tangentopoli, le grandi manifestazioni sportive che si sono svolte in città, alle visite dei papi la città metropolitana attraverso queste mostre ha voluto fare due cose. Uno, dimostrare che la città metropolitana come ente continuerà ad avere una serie di iniziative culturali e mettere al centro della propria azione politica la cultura, ma nello stesso tempo cercare di far fluire al meglio i propri monumenti. Illuminiamo i monumenti, è proprio questo. Noi abbiamo nel nostro patrimonio monumenti come la regia, il sito reale di Portici come la, il Gambinus, che è un caffè storico bellissimo, famoso in tutto il mondo, e Santa Maria la Nova dove oggi ci troviamo e dove oggi c'è l'esposizione di queste due mostre. Volando sulla Megalopoli, Napoli città metropolitana, curata da Chirubino Gambardella, intende invece mostrare le possibilità dell'utopia sulla città metropolitana. Undici architetti sono stati chiamati a formulare delle visioni utopiche per la metropoli napoletana. Questi disegni e queste immagini sono più che altro sogni, ma i sogni spesso si incaiano, o parti di questi sogni, si incaiano nella realtà determinando un meccanismo provvidenziale di miglioramento. Il mio obiettivo è prendermi cura eh, di questo territorio con questa mostra e curarne le potenzialità e le possibilità che sono senza dubbio notevoli. In che modo questa mostra può essere utile quindi al territorio? Sono sicuro che questa mostra possa essere utile facendo vedere quella che parafrasando i Pink Floyd si potrebbe dire The Dark Side of the Moon, il lato scuro della luna, quello che noi non vediamo di solito e che per vederlo eh, come come dire, e eh, che per vederlo abbiamo bisogno dell'immaginazione.